Ciao da Massimo e benvenuto a questo nuovo appuntamento di I Love Italo Disco. In questa puntata due grandi protagonisti. Vi ricordate i Twilight? Con noi, signore e signori, abbiamo Massimo Zuccaroli e Fabio Sinigaglia. Ciao ragazzi! Ciao. Ciao a tutti, Ciao, 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 ciao. ciao. Oh, vi ho chiamato ragazzi, eh? Ti ringrazio per i E hai fatto ragazzi. bene. Siamo, eh? Hai fatto bene. Oh, ma io sono emozionato. Dai, Non so se si perché? vede, sono anche un po' rossiccio. Perché, allora, guarda, ve lo dico in registrata e poi per gli amici, no, che ascolteranno poi questa nostra chiacchierata. Quando ho iniziato questo percorso di chiacchierate informali, no, come le chiamo io, ho stilato una classifica, diciamo, di persone da contattare. Ok? E tra i primi 10 c'era Twilight. Ah, ecco, Ok, io è un è stata una pezzo. ricerca molto ardua, vi devo dire. Io voglio ringraziare appunto Pietro Micioni che mi ha messo in contatto con voi. È È stato il gancio. stato il gancio, è stato Bene, il gancio. E bene. dopo un anno della mia ricerca, finalmente ho qui davanti Massimo e E Fabio. E poi, per me, scusami se ti interrompo, che poi no, no. è curiosa questa cosa che ti dici, perché poi oggi, grazie alle ricerche del web, del Google, tutto sommato la nostra presenza sul web è anche abbastanza massiccia, nel senso che se uno digita, però se tu volevi conoscere magari poi tutto sulla parte più, ecco, sai, i componenti, cose, forse magari era più complicato. Era più complicato, perché ho fatto ricerche su Su Wikipedia, Facebook. sì, su Wikipedia forse c'è qualcosa riguardo l'attività adesso nell'etichetta discografica Sì, Twilight. però io volevo cercare voi come persona, è stata una cosa più Sì, difficile, più complicato, è vero, più hai ragione. complicata, capito? Ma guarda, ho chiesto aiuto anche agli appassionati, ma nessuno, eh. E questo significa una cosa già molto grave in Esatto. termini di, se mi fa riaprire un problema che avevamo già all'epoca, perché ti dico subito. Il titolo è fantastico, ma noi, come abbiamo detto già in piccola anteprima, noi purtroppo con l'Italo Disco c'entravamo poco e non ci siamo mai entrati niente, probabilmente. Quindi siamo entrati un po' in una forma così, si può dire, abbiamo usurpato un tempo, uno spazio che non era proprio il nostro, in effetti. Però My Mind, ecco, e poi partiamo in maniera ufficiale, possiamo dire, My Mind, come diceva appunto a Massimo tramite telefono quando ci siamo conosciuti, io ho il disco che è completamente finito, non ha più solchi, No, perché tutte le domeniche, tutte le feste, che quelle poche feste che io facevo come DJ, cioè tutti mi chiedevano, ma My Mind e Twilight ce l'hai? Cioè, pensate voi quanto è entrato nel nostro vene, nel nostro sangue, come appassionati. guarda, è talmente vera questa cosa, mi fa piacere che comunque un po' di memoria venga restituita all'onore delle cose, ma è talmente vero che tu dici, perché c'è stato un periodo molto specifico, potrebbe essere dunque dall'uscita My Mind, esce più o meno i primi di questo periodo, insomma, nel periodo di gennaio-febbraio dell'anno Sì. del 85, tant'è che noi facemmo la prima televisione, addirittura era Tandem, programma di Rai 2, con la figlia di Manfredi. E il povero che mo purtroppo è morto anche lui, il conduttore, che non mi ricordo come si chiamava. Sì, Vabbè, comunque, vabbè. lì iniziamo la promozione perché già di fatto il prodotto My Mind era già nell'ambito dei mix, perché bisogna distinguere, la discografia in passato era fatta in un modo molto chiaro. C'era tutto il periodo che riguardava il disco mix, che era la ballabilità del brano, eventualmente se c'era, in discoteca, e la radiofonicità del brano stesso. Cosa che avevamo piano piano conquistato tutta, perché noi eravamo il pezzo di centro serata a mezzanotte nelle discoteche italiane tutte, e poi dopo in Europa. E quello che è successo anche in radio, perché tu immagina, è partito tutto da Roma, perché noi siamo una realtà di Roma, dove Radio Dimensione Suono, quando all'epoca era nella storia dell'Hotel Ritz a Piazza Euclide, eravamo praticamente suonati boh, 5-6 volte, 7 volte al giorno, ma tutti i giorni. Quindi è chiaro che era una sorta di tormentone questo brano. Poi comunque la cantabilità della canzone.
aveva avuto la cosa. E da quel momento, infatti, ti dico questo perché corrisponde esattamente a quello che tu dici, è stato talmente popolare quel pezzo nel mondo del club in particolare, poi dopo anche a livello, tra virgolette, di normali canali, perché noi a un Sì. certo punto abbiamo iniziato da febbraio e non ci siamo mai più fermati fino alla finale del Festival Bar Settembre. di Arena di Verona di settembre. Quindi tu Quindi. immagina passando per Azzurro, il Festival Azzurro che si faceva Italia 1, Esatto. poi l'inizio di Festival C'è stato Bar e pure qualcosa l'apertura. prima, pure qualcosa prima. Sì, no, tutte poi Domenica Tipo. Inn con Baudo all'epoca, Sì. puntate storiche che facevano degli ascolti. Cioè, Paurose. Baudo, la puntata di Domenica Inn di Baudo, che, dove c'era la presentazione, poi quel giorno c'era, tanto per dirti, c'era parte Renato Zero in trasmissione, ma c'era la nuova sigla dei Duran Duran che presentavano il film, la colonna sonora del film di James Bond, quello Sì, girato con la Tour Eiffel. 007, A When Do You Kill, E sì. quel Esatto. giorno, quel pomeriggio, presentava Baudo in anteprima, diciamo, mondiale, la questione di questo nuovo video, perché all'epoca di Duran Duran era impossibile solo pronunciare il nome, per quanto erano popolari e contaminanti, diciamo. Sì. Quindi, insomma, ecco, per dire, tutto questo percorso televisivo ha fatto sì che noi durante quell'anno, l'85, è stato, ma avremmo fatto tipo 20-30 tribute, quelle tutte di questo tipo non TV, poi minori, proprio cose Certo. importanti, tutto il Festival Bar d'estate e la finale all'Arena di Verona sempre. Certo. Quindi effettivamente quel periodo è stato d'oro per questo brano. Ma tornando indietro di qualche anno, ma come avete iniziato nel mondo musicale? Guarda, eravamo sempre noi, perché con Sì. Fabio siamo amici praticamente dal periodo del liceo, poco dopo, e quindi poi niente, abbiamo iniziato così, che suonavamo le chitarre chiaramente nei famosi muretti di Monteverde a Roma, nelle nostre zone qui Ci di siamo sempre prefissi comunque l'idea di fare cose inedite, perché la partenza è importante su queste cose, altrimenti si perde sempre un sacco di tempo, no? Si fanno i gruppi per suonare. Noi avevamo probabilmente le idee abbastanza chiare da questo punto di vista e abbiamo sempre cercato di scrivere cose inedite, cose nostre, per cui il nostro avvicinamento musicale probabilmente derivava da questa voglia, no? Di interscambio di pensieri musicali, perché già, per esempio, il Claudio aveva completamente un'altra mentalità musicale rispetto a me e a lui, no? Quindi, Sì, infatti però, è proprio vero, sì. l'unione di queste tre teste poi ha creato il mondo Twilight. Che poi, ecco, Twilight sarebbe stato il primo, diciamo, progetto discografico vostro. Allora, sì, Sì. anche se ci sono poi delle chicche che poi, vabbè, quelle non te le dico, no, nel senso, scherzato. No, nel senso che abbiamo fatto anche due album di cose di periodi, per quelle cose della Rai, sa, le cose che facciamo, perché in realtà noi eravamo compositori, perché sostanzialmente quello che dice Fabio è talmente vero. Claudio, vabbè, era un batterista, sebbene poi avesse una vena anche lui sugli arrangiamenti e cose, poi era la nostra anima, oltre ad essere un batterista, la parte di tutte le cose era veramente la parte fonica e la parte di gestione dello Che purtroppo ci studio, ha lasciato. purtroppo ci ha lasciato. Sì. Però sostanzialmente io e Fabio quasi nasciamo come una coppia, la classica coppia di compositori, come io all'epoca, non so, guardavamo molto Howl & Oates, sai, queste coppie, so, Tears for Fears, che costruiscono questi gruppi. Poi c'era il periodo della British Invasion, ecco, quello è il periodo Potremmo dire che. anche Mogol Battisti. Non c'è però quel. No, no, hai ragione. No, hai ragione per la coppia, ma il fatto della Sì, coppia noi la certo. guardavamo, invece noi guardavamo ai fenomeni, perché se tu devi immaginare che noi nasciamo musicalmente fine anni 70, con l'ultima cosa più geniale che è stata inventata, che è quella che si chiama Police, che è stato il Esatto. trio magico che ha creato quella possibilità di unire una sperimentazione musicale, un talento sconfinato dei tre soggetti, che si è dimostrato non hanno bisogno certo di essere
ricordati, ma principalmente avevano la cosa compositiva di sapere di stare davanti ai famosi Walkman e cose e cercare di buttare giù. Io e Fabio passavamo i nostri pomeriggi invece di andare a passarli al bar o perdere tempo a 16 anni, stavamo davanti al pianoforte o alle chitarre a buttare giù canzoni. Per cui sostanzialmente avevamo un patrimonio, abbiamo ancora, guarda, ti dico, ci abbiamo insieme, ogni tanto andiamo a riscoprire le vecchie cassette per trovare idee che non abbiamo poi concretizzato nel tempo, e ancora oggi stiamo rimaneggiando materiale che, guarda caso, le cose migliori, più spontanee, poi nascono sempre in quei periodi. Io ho delle cassette con lui mentre passiamo i pomeriggi interi, che tu a un certo punto dici: guarda, aspetta, aspetta, guarda, gira e torna indietro perché c'è sta sto frammento, guarda che cosa è uscito, senti questo accordo, che bellissimo, che cos'era questa melodia, questo incrocio, e poi ce lo siamo perso perché la musica vola, Sì, passa dentro, ti sì, attraversa, e se non la sai bloccare, ecco, quella è una cosa che io ho avuto il piacere, poi Fabio me l'ha riconosciuto, perché io ho voluto fare un'altra, ho svolto un altro mestiere in questa lunga vita, ho fatto un lavoro di archiviazione delle nostre cose, e se non lo fai non ti ritrovi niente in mano, ma anche certo. avere le cassette dalla parte, tenute dalla parte, Sì. e ogni tanto andarle a ricopiare per tenerle fresche, perché l'audiocassetta dopo un po' di anni si perde tutto quanto. Quindi quella, per esempio, è una cosa che facevamo, come quella fissa che ho sempre avuto, e ti assicuro che non era così scontato all'epoca. I compositori non usavano girare col Walkman, che manco esisteva ancora il Walkman, e averlo sempre in tasca, perché dice: aspetta, se mi viene l'idea in macchina voglio fischiettarla. Adesso tutti aprono il telefono, giustamente Sì, aprono il registri memoriale, subito. e tutti hanno capito quanto è importante che quell'attimo fuggente Sì. ti può arrivare ma non passare mai più, e non tornare mai più indietro, perché la musica è veramente nell'aria. Questo È vero, è quello che vero. dobbiamo confermarlo, tant'è che poi dopo ci siamo trovati mille volte a scrivere cose che a volte poi trovavamo già fatte o dopo prodotte da altri anche molto meglio. Ma guarda, di questa è una cosa bella, Certo. che avevamo fatto Vabbè. dei pezzi che ci avevamo detto: guarda, questo è un pezzo fantastico, guarda sto riff che ci avevamo noi Hai all'epoca. visto? Sì, perché poi è così, quando Degli scrivi. spunti, no? Delle cose, insomma. Però, ecco, devo dire, per riagganciarci un pochino alla parola Italo Disco, no? Con la quale abbiamo aperto, non a caso, come hai potuto sentire, abbiamo nominato, per il discorso delle coppie, All & Oates, Tears for Fears, magari Police, no? Che era magari un trio, però ecco, i nostri riferimenti erano quelli. Ecco perché poi noi ci siamo ritrovati e siamo stati un po' contaminati da loro, diciamo dal mondo più internazionale, chiamiamolo così. Tant'è vero che forse il prodotto Twilight, pur essendo dance, ma magari è un pop dance. Perché poi in realtà anche i Tears for Fears hanno fatto dei brani che sono passati in discoteca, così. Shout. Esattamente. Quindi, solo che poi Italo Disco identifica perfettamente una, come possiamo Sì, chiamarla? ma quello è un filone che, guarda, poi l'ho Sì. vissuto dopo, gli anni dopo, che sono diventato anche editore discografico, sempre insieme ai miei fratelli Paolo e Pietro Micioni. In realtà noi abbiamo vissuto tutti gli Sì, anni, andavamo al certo. Midem. Il Midem è stata sempre la convention mondiale, ma io ti parlo dopo di Twilight, quando facevo semplicemente il lavoro di produzione, perché noi Sì. abbiamo un catalogo estesissimo di attività, e sostanzialmente io l'ho scoperta al Midem, tanti anni dopo, negli anni 90, 2000, dove comunque tu trovavi i discografici tedeschi, tutto il mondo dell'Europa, che aveva trovato questo modo di collocare l'epoca degli anni 80 nel fenomeno Italo Disco, ma che in realtà era legato a delle compilation che poi erano fatte molto dai tedeschi, con delle copertine anche un po' discutibili, se vogliamo, con queste bandieroni italiane, cose, dove c'era in mezzo una marea di roba dentro che era semplicemente figlia di quell'epoca lì, però non era così rappresentativa tanto del vero valore musicale, perché invece la musica dance, io la difendo in questo senso con tutto un team di persone che hanno creato questa cosa, e devo per forza riconoscere innanzitutto a Paolo Micioni, che è stato quello che ha veramente, nell'area romana, perlomeno nella zona, che l'Italia bisogna dividerla in due parti in questo punto, c'è cioè l'area centro-sud e poi l'area di nord.
nella parte, chiamiamola quella più del sole italiano, dove c'è da Firenze in giù, insomma da Roma, ci stava chiaramente una presenza di Paolo con la Cat Record, che è stata un'etichetta fondamentale, forse la prima etichetta indipendente, perché poi la parola era questa. Le etichette erano etichette indipendenti, perché Sì. no, c'erano le major, ok? Anche se poi noi di fatto anche noi stessi eravamo fagocitati dalla RCA, perché noi a Roma abbiamo Forse c'era vissuto Alvaro su una Golino. grandissima, diciamo, una luce enorme, questo faro attaccato perché c'avevamo una fabbrica vera che era quella dell'RCA sulla via Tiburtina. Ma la RCA, conoscendo quella, è una cosa che ti assicuro, farci una puntata proprio apposta, se vuoi. Perché quella è un argomento, una vicenda che può darti degli input enormi. L'RCA era il prototipo esatto di quello che è la fabbrica dei dischi, perché aveva dagli uffici, la mensa, gli studi, i montaggi, Tutto. le presse, cioè, qualsiasi cosa. Sì, tutto praticamente. C'era tutto. C'erano i cavò, quelli proprio chiusi con Certo, di la archivio dischi, tutto sorveglianza. a temperatura, con Sì. tutte le cose, dove tutti i master, noi portavamo i nostri, noi entravamo in sala e poi lasciavamo la sera i 24 piste e cose, andavano in archivio dove c'erano temperature ad hoc, fatte come normalmente deve essere, perché sai, i nastri, supporto magnetico, devi vivere in un determinato ambiente, Sì. chiaramente una casa come la RCA. E non mi scorderò mai, per dire, ecco, all'epoca anche Battisti, che era già Sì. Battisti. Stavamo ragionando prima e ricordavamo il famoso bar di Mario, che c'era il bar Mario dentro, che è stato il centro, All'RCA. il crocevia della discografia italiana romana. Era il bar del quartiere RCA, perché poi alla fine l'RCA era un quartiere, no? Era. Sì, entravi dentro e c'avevi tutto quanto, dagli uffici al bar, la Sì. sala di registrazione. Ma gli anni magici in cui Paolo addirittura. E la Cattelero, ma sul ciglio questo del cambio di proprietà, perché l'RCA, tu devi capire che nell'86, 86 inizia un'operazione di migrazione proprio societaria, perché l'RCA Dischi nel mondo vende la divisione dischi e lo mette in vendita, e il gruppo Bertelsmann BMG entra in ballo e si acquista la divisione dischi, che era molto appetibile con tutto il catalogo, la parte che riguardava le questioni, poi sai, sono tutte cose particolarmente legate poi a delle branche di contratto che probabilmente conoscono solo loro che hanno fatto le transazioni. Però ti dico che di fatto il marchio RCA, intorno al 1986, con la storia di iniziano i prevenzionamenti, cominciano a mandare via tutte le persone con le scivoli, cose, fanno praticamente smontano questa grande fabbrica che, cambiando nome, e diventerà BMG. E in quegli ultimi periodi, in quell'ultimo anno, l'abbiamo vissuto in pieno, tra 85 e 86, perché MyMind, attenzione, viene registrato proprio esattamente negli studio C dell'RCA, Esatto. col caro Martella, fonico Martella iniziale, che ci ha lasciato purtroppo da poco tempo. Era una persona fantastica, era uno dei capi fonici Sì, Enzo Martella. senza Martella. Poi missato, probabilmente l'abbiamo missato allo studio D con Montanesi, forse, non mi ricordo adesso. Comunque l'abbiamo missato perché noi Vabbè, c'eravamo insieme a Paolo. Paolo aveva fatto qui c'è una cosa. No, scritto F e D Studio. quelli sono le copertine. Ah. F studio. E, no, la cosa che è stata importante è che lo studio, noi all'RCA in quel momento eravamo praticamente, grazie al fatto che la Cat Record, come etichetta distribuita RCA, tant'è che tutti i nostri prodotti, l'album, le cose, i singoli sono distribuiti RCA, quindi di fatto eravamo RCA. Però tutto questo è perché succedeva proprio perché tecnicamente Paolo, come Cat Record, aveva praticamente comprato dei lotti di ore di studio di tutti gli studi di incisione dell'RCA interno, quindi sala B, sala C, sala D. Cioè noi praticamente avevamo invaso con le produzioni tutto gli studi RCA, che di fatto avevano cominciato a non produrre quasi più. Quindi nella parte finale, che poi sono Sì. stati gli anni migliori, se ti ricordi, perché noi vivevamo lì dentro all'RCA tutto il giorno. Allora passavamo dal disco di Amy Stewart, perché magari facevamo un contributo insieme alle cose, o poi al disco di Sammy Barbeau, che poi cantavamo i pezzi. Cioè, diciamo che eravamo un gruppo di lavoro con Francesco Puccioni, Mike Francis, che chiaramente era anche lui scoppiato in quel momento, Gary Lowe, che aveva avuto un ottimissimo, grande successo, perché in realtà, ecco, pensa, l'anno prima di Twilight, vero e proprio, nell'84,
viviamo l'esperienza della Collegiala, che è il pezzo di Gary Law, che è stato veramente il pezzo dell'anno quell'anno, nell'84, col quale sostanzialmente io credo, non mi ricordo male, ma la parte dance l'abbiamo vinta a Verona, la sera di Verona. Mi ricordo che ci fu la presentazione per quell'epoca, poi ti dico subito, ti svelo che non erano molto mai chiari i giochi di potere, certo, di tutte le classifiche, le cose, ma ti assicuro che la Collegiale di Gary Law quell'anno, nell'84, era il pezzo più ballato, non in Italia, ma in Europa. Sì, sì. E noi venivamo dalla tournée in Spagna, dove avevamo fatto una cosa esagerata di consensi, di televisioni con questo pezzo. Arriviamo in Italia, dove era il numero uno, facevamo poche serate, ecco, in Italia, questo è vero, è una cosa strana, ma anche noi come Twilight abbiamo sempre, allora, la dance, ti do questa verità, la dance in Italia lascia perdere il mondo, diciamo, centro-nord, diciamo, milanese, del mondo delle serate in discoteca, anche in playback, soltanto con due, sì, pezzi così, è una roba che era tutta legata a quel mondo là, ma le serate italiane, quelle dove si viveva ancora, devi capire, in Italia la tradizione del live è sempre tenuto in piedi da sempre, dalle feste di piazza, dai patronati, da tutto quello che succede, certo, d'estate, festival, e tu, ti assicuro, perché l'abbiamo poi vissuto tanti anni dopo in mille forme. In quegli anni, purtroppo, noi non eravamo troppo in battere, tutto il mondo dance, quando sono arrivate le batterie elettroniche, negli anni 80, con tutto rispetto, ma questa è storia, non è che la invento io, gente come l'enorme Gianni Morandi, l'enorme personaggi, hanno avuto seria crisi perché sono arrivate le batterie elettroniche, sono arrivate le Lin con questi tum-sa, 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 che si facevano con le dita sugli strumenti. Tu immagina che a quel punto tutti i musicisti dell'epoca, anche del pop italiano, quelli che erano abituati a vendere anche milioni di dischi, sono andati sostanzialmente un po' messi in una sorta di naftalina, proprio perché sono arrivati produttori come Paolo Micioni, come Cecchetto a Milano, che hanno praticamente inondato. Però questo, sempre per onore della storia, che spero di non sbagliare, poi ci mancherebbe, alcuni storici potrebbero anche metterci qualche punto nella conseguenzialità delle cose, ma ti assicuro che non mi sbaglio di molto. Quello che ci è stato riconosciuto, ed è la vera cosa che mi dispiace oggi, che noi veniamo ricordati, non noi, right, il periodo quello là, solo con un fatto italo disco, che è una cosa quasi, un fenomeno che in discografia si chiama il fenomeno nostalgia, i periodi quelli di una parentesi, mentre invece quello che ha generato la dance italiana, che ha poi contaminato tutto il mondo dell'eurodance mondiale, che poi ha ispirato gli americani tutti, perché Madonna non ha avuto difficoltà nell'ammettere che il suo La Isla Bonita, per esempio, se vatti a guardare le assonanze musicali, vatti a vedere la Collegiale Gary Law o La Isla Bonita, le cose, certi arrangiamenti, da dove loro pescavano a piene mani, allora, dal punto di vista degli americani, cose sul fenomeno Eurodance. E nel fenomeno Eurodance, chi ci stava dentro? Ci stavano dentro tutti quelli che facevano queste cose. Certo. Vogliamo parlare di quello che ha fatto l'altro grande nostro amico Paul Mazzolini, Gazebo, cioè sì. Giombini, che hanno fatto, cioè c'è il lavoro di composizione, sì, di sì. Romano stesso, Musumara, ha fatto un ottimo lavoro con la dance, con Huracan, all'epoca, con tutti i successi in Francia, insomma, quindi quella è stata una porzione di musica che ha praticamente lasciato poi un segno nel mondo. Oggi dirla italo disco così mi sembra una cosa proprio di molto riduttiva, credimi. Ma guarda, questo è diciamo, il primo disco, vero? Questo è il primo mix, sì, vero? Bravo. Allora, io ascoltavo, prima di questo ci chiamavamo Klaxon. Ah, ok. Allora, Electronic Friend, e io, ecco, condivido quello che hai detto, Massimo, perché è vero. Scusami, poi ogni tanto io mi devo, perché tu, come vedi, sono una pianta. No, ma il fatto è che cos'è? Ascoltando questo brano, e invito tutti i nostri ascoltatori a farlo, cioè, questo è un brano rock. Ma che scherzi, molti dicono un'altra cosa. Allora, bravo. Cosa voglio dire io? È un po' quello che dicevi te, Massimo, quello che diceva anche Fabio, cioè il fatto è che cos'è? L'italo disco, ok, però i Twilight, e questo, e poi ecco, invito veramente tutti a ascoltare tutti i brani di Twilight e non solo, cioè riscontriamo italo disco per niente, cioè
Nitro Disco normalmente quello fa zumpa, 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 no? Viene, viene, diciamo, nella nostra mente c'è quello, ma non è così, non è così. Cioè, e questo lo dimostra anche un pezzo, anche come, come Boxer, che è un pezzo molto, molto pop. Molto okay, cioè, guarda, Boxer è un disco che poi io... se si mette in discoteca e si balla va bene uguale, però è certo. Un pezzo che si può trovare in qualsiasi classifica di musica pop a livello internazionale, ecco, possiamo assolutamente dire. Assolutamente sì, ti dico due cose, due, queste sono veramente questa cose... è la mia impressione da appassionato, no, poi ci sa che... hai bruciato una cosa che stavo per dirtela prima, però poi nel frattempo avevo iniziato il discorso. Parlando proprio di Electronic Friend, hai toccato un argomento primario, e anche Boxer, perché Boxer in sé era proprio americano come pezzo, perché pensa che in quel periodo c'era, se non sbaglio, la colonna sonora del film di Rocky, cioè c'erano delle cose molto, ad esempio, tu senti l'inciso di quel pezzo, It's a Sport Show, ergo di Locori, era molto, a parte noi amavamo molto gli Air Supply, che erano un gruppo fantastico, i Foreigner, tutto il gruppo di chi scriveva musica, grandi ballad, grandi pezzi che sono rimasti nella storia, erano chiaramente i nostri, noi a casa il pomeriggio, non è che, ricordati una cosa, non dà mai retta a quello che i compositori che ti dicono io ho scritto tutto quello che ho scritto perché sono ispirato da Dio, non dà retta, la musica come tutte le cose si copia una addosso all'altra, nel senso siamo contaminati o inconsapevolmente, ma è nel DNA del compositore, certo. Cioè si ascoltano, si fagocinano delle cose, rimangono in noi. Ho avuto la fortuna di parlare con Ennio Morricone. Bravo. E praticamente lui mi disse... Non te la manda a dire, eh? Non te la manda a dire lui. Lui mi disse, guarda Massimo, io sono il compositore più copiato al mondo, ma a me non me ne importa niente, perché le note sono 7. Esatto. Certo. Esatto. Ma sai, il copiare è una cosa... Allora, tu hai detto una cosa, ti dico solo questo. Electronic Friend, non ho difficoltà a dirtelo oggi, perché dopo 35 anni si può anche raccontare. Quando eravamo in sala, perché noi avevamo anche il privilegio di avere la nostra sala, che ci siamo costruiti proprio con martello e chiodi, e con grandi sacrifici e con grande lavoro di mani e di utensili, proprio, come si dice. Noi avevamo... ascoltavamo dei pezzi continuamente, c'era in quel periodo Billy Idol che aveva un album, un paio d'album fantastici, e se tu ascolti bene le sonorità di Electronic Friend sono assolutamente, sì. Le chitarre specialmente le avevamo completamente, eravamo catturatissimi dal suono di Billy Idol, che all'epoca, grazie al famoso connubio col Steve Stevens, che è stato poi ancora oggi, sono una coppia, ecco, loro pure sono una coppia un po' in qualche modo che possiamo, non c'è da niente, però per dire, certo. Proprio per la longevità del tempo. Proprio come riferimento, ecco. Esatto. Però c'era pure un'altra cosa, ma te ne dico un'altra e forse ti sei dimenticato, sempre per Electronic Friend. Noi siamo stati sempre appassionati degli Ultravox. Ah, sì, sì. Che tu conoscerai. Io mi ricordo Dancing with Tears in My Eyes. Esatto, che... diciamo, il mondo è un po' quello, proprio elettronico, no? Quindi sai, un po' di questo, un po' di quello, e quindi poi alla fine escono fuori... Assolutamente sì, Fabio ha detto bene, ma non è che me l'avevo dimenticato, ma dimenticarlo tecnicamente nel raccontarlo, ma effettivamente Ultravox per noi erano proprio numeri uno, perché avevano una liricità tale, esatto. Basta sentire Vienna, tutta... Allora, la compilation di cui parli tu, che è diventata celebre all'epoca, dove Dancing with My Eyes, se non mi ricordo adesso il titolo preciso, quella era veramente il pezzo che funzionava tanto, ma era tutta bella. All'epoca c'avevamo la radiocassetta, pensa, con tutti i successi, perché gli Ultravox in quel momento erano band totalmente numero uno nell'elettronica densaiola, ma con composizioni pop potenti, perché le cantavi tutte. Poi avevano uno stile, un arrangiamento assolutamente di grande prestigio. A me quello che mi ha dato fastidio anni dopo, sempre quando facevo i midem e cose, scoprire che solo perché lui si era messo a fare la canzone della pubblicità famosissima, il leader, diciamo, di Ultravox, era conosciuto solo per questa cosa. E alla gente dice, ah sì sì, quello della pubblicità, perché lui è il leader degli Ultravox. Ragazzi, voi vi rendete conto gli Ultravox cosa erano in passato? E parte quel periodo lì, perché c'era tutta quella fase degli elettronici,
partiva da Kraft, tutte quelle prima, però penso c'erano, so, anche i francesi, quelli tutti dipinti d'argento. Sì, vabbè, con loro, ok, mo ci arrivo. Loro, Adesso ci arriviamo. vabbè, loro pure, per esempio, fecero un tour in Italia, tra l'altro erano amici nostri, chi faceva il laser con loro. Il nostro produttore era un amico carissimo di chi curava il laser all'epoca, quando giravi con i tour che portavano in giro i laser, sai, con l'autobotte, per poter Certo. raffreddare i laser, quelli veri, che insomma si usavano per fare i tetti Veloci. di luce, quella, diciamo, col fumo, era bellissimo. E loro erano il gruppo, come cavolo si chiamavano? Quelli tutti pelati, sostanzialmente, Sì, erano sì. tutti argento, come cavolo si chiamavano? Sì, i Rockets. I Rockets, Rockets, bravo, perfetto. esattamente. Scusami, non, giustamente Però uno. ogni tanto anch'io ho un lapsus, poi passa e lo prendo, come hai No, detto perché te. prima mentre parlava ha detto Kraftwerk e lì mi ha impallato. Sì, perché i Kraftwerk, no, perché i Kraftwerk chiaramente sono un fenomeno cult, diciamo sì, certo. assolutamente. Però sai, se parliamo di quello, parliamo del Tangerine Dream, parliamo tutto E un vabbè, periodo prima che poi ha certo. segnato la cosa. Però la musica, diciamo, quella elettronica più commerciale, effettivamente, ecco, i Rockets hanno avuto un bel periodo pure loro, non da poco. Comunque, ecco, esempio, Forevermore, un bellissimo brano rock, ma anche Star, che è molto pop. Cioè, io riascoltando i brani Twilight, che conoscevo fino a un certo punto, cioè, in questi giorni mi sono reso conto della grande qualità, delle composizioni, e sposa perfettamente quello che in questo momento state dicendo. Insomma, allora, tanto di cappello perché è veramente un prodotto, secondo me, fantastico, da scoprire e riscoprire per i più, eh. Guarda, hai ragione. Io, tra l'altro, ti faccio una chicca. Vai, fammi vedere chicche, sono proprio, io sono proprio uno da chicca, perché... Guarda, nel frattempo, ti voglio dire questa cosa proprio per il discorso che stavamo facendo. Che ovviamente noi ci siamo sempre prefissi di comporre brani senza crearci la preclusione di dare una continuità. Magari in questo caso specifico al My Mind della situazione, che è un po' la punta di Sì, diamante della nostra certo. produzione, no? E l'istinto italiano è quello di cercare di fare un po' la copia del successo che c'è Sì, la stato. copia della copia della copia della copia. Ok. Esatto, per dare una continuità al successo. E noi questo invece Non non l'avete ci è stato fatto. mai bene. Ecco perché tu poi nella nostra produzione incontri il brano un po' più rock, il brano un po' più dance, il brano un pochino più pop. Forse la cosa che posso dire, ma quello probabilmente il tempo lo avrebbe determinato, se noi avessimo avuto forse un suono più costante in tutte le produzioni, magari allora la situazione poteva essere diversa, perché poi ogni brano ha una sonorità un po' diversa, anche per il genere, Sì. anche per la tipologia di brano, no? Però insomma, ecco. Sì, infatti lui ha detto, cioè, sostanzialmente la vera radice della questione è che questo album, che poi in effetti l'album nostro, non nasce dalla, questo va detto per onestà intellettuale, è stato fatto un album quasi a posteriori, a seguito di tutti i singoli che avevamo fatto e quelli che avevamo ancora pronti, ma che non avevamo ancora registrato. Si è creato un album, ma tutto sommato era una specie di compilation di noi stessi. Esatto. Esatto, per cui c'è stata di fatto una velocità poi nel volerlo fare, perché non avevamo il problema, noi non avendo fatto My Mind e il fratello 2 secondi dopo, perché sai, all'epoca facevi questa cosa, azzecchi un brano, il secondo è identico nella sonorità. Noi proprio abbiamo fatto, esatto, questo è Esatto. l'album Star, però il brano My Mind, che poi era quello che sicuramente era il più popolare per il nome Twilight, anche perché quando abbiamo cominciato a fare le televisioni, quelle nazionali, quindi festival tipo Azzurro, tipo Festival Bar, le cose, Domenica Inn, Disco Ring, tutti i programmi televisivi dell'epoca che ti permettevano di dare una connotazione più, tra virgolette, più pop, cioè più familiare. Cioè, a quel punto
la gente riscopriva più le canzoni che c'erano dentro a questo album eventualmente. Però l'album in sé, che è questo qua, no, la chicca è questa, ti ho portato, questo è un fake, perché è un disco che non abbiamo mai prodotto noi, perché il CD non è mai uscito in versione CD, ma è una versione uscita in Russia, dove sai che esiste un grande fenomeno, un grande fenomeno di dischi. Allora, tu devi sapere che... posso dire una cosa? È una sola, questo, sì, capito? Perché così ci capiscono tutti quelli che poi ci ascoltano. Però c'è, forse c'è anche un'altra sola. Sì, che c'è quello che ti stavo per dire, che dentro addirittura c'è un pezzo che non è nostro, che non è nostro, che si chiama Sound Vision. Io quando ho scoperto questo pezzo ho detto, ma scusami un attimo, ma io non l'ho scritto, Fabio, tu hai scritto questo pezzo? Esatto. Non l'abbiamo mai inciso in questo pezzo? No, non è nostro. Allora, non so per quale, ma io lo so perché purtroppo facendo il editore discografico tanti anni dopo ho sviluppato una certa capacità di conoscenza di questo mestiere, tant'è che oggi non a caso faccio anche, mi occupo di fare il divulgatore di master universitari nel campo del copyright, insomma, è una cosa che fa parte della vita del dopo. Però per dirti che questo brano l'avevamo già scoperto qualche anno fa, quando avevamo scoperto sempre il famoso fake di questo album uscito ufficialmente in Russia, cioè sostanzialmente fatto da persone che hanno fatto una copia piratata sostanzialmente dell'album, che avevano già incluso questo pezzo dentro, questo sound, quindi probabilmente questa, siccome è stato rifatto dopo, anni dopo, sempre in Russia, forse con lo zampino anche di persone che dovrei conoscere, probabilmente quelli non hanno fatto altro che prendere quello che era già un fake e rifarlo diventare un double fake, cioè sostanzialmente l'hanno ufficializzato, per cui tecnicamente io mi ritrovo come se questo pezzo fosse probabilmente nostro, ma tecnicamente non è così, non lo sappiamo neanche. Ossia, non mi ricordo se addirittura ci potesse essere, te lo dico subito, forse un problema. No, non è. Però quelli siamo noi, quelli dentro. Quelli siamo noi. No, perché vedi dentro, poi, no, dentro la copertina era giusta, diciamo, la foto era tutto dell'album, più o meno i crediti sono tutti corretti. È tutto corretto. C'è sta solo questo intruso, questo pezzo numero 14. Che non esisteva, perché l'album nostro non era di 14 brani. In realtà qui ci hanno messo un'altra cosa, hanno messo una versione dance di My Mind che noi non avevamo messo all'epoca, non avevamo messo solo il taglio 45 giri, che all'epoca si usava questo tipo di situazione, proprio perché lavoravamo all'RCA e comunque eravamo abituati al mondo radiofonico, tu non potevi mandare in radio, sebbene la nostra musica nei programmi dance di Faber Cucchetti il pomeriggio partivano proprio le versioni dance mix che duravano 12 minuti, 7 minuti, ma la versione radio, quella durante il giorno, certo, non a mezzogiorno, a dimensione suono, passava la versione, il taglio cosiddetto radio version, erano molto, la canzone tagliata a canzone, quindi con la strofa, inciso, ritornello, doppio inciso, coda e finale, perché poi alla fine radiofonicamente oggi sarebbe ancora più rischioso, perché tu immagini che oggi, con i tempi delle radio di oggi, probabilmente al terzo giro di troppo, quattro battute di troppo, certamente ti tagliano, perché probabilmente tagliano. Non sei conforme al format delle durate, perché le durate ormai sono misurate dal computer, non sono più misurate dalle programmazioni, non sono più così libere. Oggi pensare di suonare una suite di un pezzo, non so, di un album monotraccia, come all'epoca usavano, perché noi compravamo gli album che era una traccia unica, mettevi il vinile, durava, che ne so, magari 27 minuti a facciata, che pure lì c'era il limite dei tempi, no? Perché tu devi sapere che col 12 inch tu in realtà non potevi arrivare oltre una certa dimensione di durate, e anche lì erano viziati, pensa, i discografici erano costretti a tagliare la musica, sebbene magari stavano a fare, che ne so, prodotto abbastanza lungo, esteso, che l'artista voleva assolutamente sentire e produrre. Comunque, vabbè, era per dire... Ma io non vi ho fatto una domanda, ma il nome Twilight come nasce? Bravo, questa te la confesso. La prima volta, diciamo, no, forse l'abbiamo detto qualche volta in radio. Noi pensa che questa radio, diciamo, per noi questa, facciamo finta che questa è una radio, questa è la prima intervista che facciamo di Twilight dopo 30 anni. Sì. Cioè, non abbiamo più aperto il capitolo Twilight in radio e cose di questo genere,
perché anche lì, ti ripeto, quell'anno 85, 86, 87 sono stati proprio anni che noi stavamo tutto il giorno o in radio o in TV, non, o cose del genere, perché era veramente un massacro positivo, attenzione, piacevole. Poi nell'87 è successo qualcosa di che si è rotto, ma non tra noi, proprio musicalmente capivamo che c'era qualcosa che doveva tornare indietro, e lì abbiamo aperto una strada nuova. Proprio per dire, nell'87, quando abbiamo continuato sempre nel mondo del club, perché facciamo i live alla Baia Imperiale, all'epoca ex Baia degli Angeli, che era diventata Baia Imperiale, avevamo la musica ufficiale col percorso della Live Jockey. Live Jockey era un'altra idea geniale di Paolo Micioni, in particolare, che aveva deciso di portare, e l'avevamo fatta all'Acropolis di Roma, ex Match More, con una stagione gloriosa nell'80-86, dopo l'anno dopo di My Mind. Sì. E abbiamo fatto una stagione gloriosa perché con la Live Jockey, che era un fenomeno di portare lo studio di registrazione nella cabina del DJ. Perché lo potevamo fare? Lo potevamo fare perché eravamo proprio tutti musicisti, DJ, tecnici e fonici, quindi diciamo eravamo gruppi di lavoro che erano talmente autonomi, e poi ci permettevano, grazie alle macchine dell'epoca, che noi avevamo degli equipaggiamenti, diciamo, per l'epoca erano molto, molto in voga, usavamo gli emulator, i campionatori, quelli... Autonomo per professionale, cioè, certo. Per cui noi portavamo con uno studio di registrazione, portando tutto il set di tastiere, le cose, potevamo entrare in cabina e mentre Paolo, Pietro mettevano i dischi, di cose, noi passavamo dal disco alla musica dal vivo senza neanche far capire in pista, la gente non lo capiva neanche, perché noi magari campionavamo l'intro di Black Hearts di Gino Vannelli, che in quel momento era in discoteca, era un massacro. Tu pensavi, poi entravo io con l'emulator, con la tastiera, riprendevo l'attacco di quel giro, cominciavamo a suonare tutti insieme, perché diciamo, sapendo suonare, eravamo in grado di rifare tutti più o meno i riff, le cose, e a quel punto la gente non se ne accorgeva più. E lo facevamo dal vivo, facevamo il brano dal vivo, quindi esatto, c'era questo vivo. Mix tra i dischi e la musica dal vivo. Poi c'avevamo un valore aggiunto, Fabio in particolare, grazie a un particolare... non da poco, i radiomicrofoni, che sembra una sciocchezza, ma finché non arrivavano i radiomicrofoni non potevi fare queste cose di libertà. Noi a un certo punto obbligavamo Fabio, abbiamo cominciato a farlo timidamente, a buttarsi in pista con l'radiomicrofono, a suonare in mezzo alla gente mentre ballavano le cose. Quindi la gente si trova coinvolta da questa cosa, di sentire il cantante che teneva in mano, c'avevamo le cuffiette, sì, col trasmettitore, e lui gli cantava addosso, le persone che stavano ballando si trovavano l'artista che gli suonava, perché poi lui c'aveva pure la chitarra, usava all'epoca c'aveva in gran parte sempre la chitarra, quella la rosa, quella la Telecaster, vabbè, sì, quella molto bella. E la stessa cosa, impazzivano tutti alla Baia Imperiale. Alla Baia Imperiale Fabio si buttava proprio in mezzo alla pista, continuava a cantare il pezzo, e il nostro, poi noi lo missavamo, facevamo anche la versione di Long Train Running, perché tu devi sapere, Long Train Running era chiaramente un po' il fratello, non c'entra niente, però era come dinastia di produzione, era sempre legato alla produzione di Paolo e Pietro con i Trucks, che con tre anni è stato. E il famoso riff di chitarra geniale, che ancora oggi imperversa nel mondo, noi avevamo scritto la nostra versione di riff dentro My Mind, che di tutto rispetto, tant'è che abbiamo sempre detto che quello è stato un riff molto sottovalutato, perché noi tiravamo fuori sto riff di musica, alla fine dopo il primo inciso usciva sta nuova chicca, che in musica oggi nelle tattiche di produzione, di promozione e di distribuzione, no, distribuzione, di creazione di un pezzo, non si fa in quel modo, cioè non si mette un pezzo di riff chitarristico così potente a quasi metà canzone avvenuta, cioè un minuto e mezzo, cioè non poteva essere giusto. Non l'avevamo messo all'inizio, quello doveva essere quasi un pezzo d'apertura, se vogliamo. Per dirti che era talmente pieno di composizione le cose, che quasi abbondavamo di frasi, tant'è che poi a un certo punto esce sto riff e quasi dice, ma danza, pure da dove è uscito sto pezzo? Quel pezzo che già aveva del suo, perché poi I Know You Know era un tormentone già abbastanza potente. Grande. Quello esce il riff che a sua volta era abbastanza energico, molto molto caratterizzante. Ma l'abbiamo quasi messo lì, spalmato dentro al pezzo, quasi buttandolo dentro, ma senza valorizzarlo, per dirti.
Lui andava a suonare, ad esempio, quando facevamo le serate. Noi abbiamo un anno siamo stati alla Baia Imperiale nell'87. Siamo stati quando facevamo il tour che si chiamava Live Jockey Twilight in Tour. Guarda, ti faccio una cosa, una E chicca. comunque ti racconto questo particolare Vai, che Fabio. Massimo faceva riferimento mentre lui cerca. Proprio alla Baia Imperiale, io sono andato al centro pista con il microfono. C'è stata una sera, ma credimi, non ti dico una, No, certo. anche perché ci mancherebbe. C'è stata una ragazza, mi ha tolto il microfono perché voleva capire se io cantavo dal vivo. Ah, addirittura. Proprio Sì, beh, perché certo, perché c'era la gente questa era, cosa del sì. radiomicrofono, capito? Quindi io all'inizio, devo essere sincero, mi stavo anche un po' incavolando di questa cosa, no? E poi però ho visto anche la gente intorno che un po' rideva, cioè c'era un po' la volontà di capire, ho riso sopra anch'io. Certo. Appunto tale che poi dopo quando hanno capito è partito un applauso megagalattico, chiaramente perché loro non se l'aspettavano questa cosa, no? Però vabbè, Sì, insomma. perché comunque si cominciava a diffondere un po' la cosa che nella musica dance c'erano tanti, e questo è vero, ci sono stati tanti famosi fake, comunque c'erano molte cose per cui questi coristi che utilizzavano le voci a favore di artisti che avevano una bella presenza, ma magari a volte non erano così proprio famosi come compositori, come, e non avevano una tradizione, non avevano tanto studiato, tantomeno né conservatorio né cose, ma non erano le belle immagini con delle voci dietro. Nel nostro caso, quando magari quindi la gente maliziosamente, quella ragazza probabilmente voleva fare il gesto per dire, boh, vediamo di mascherare Esatto, questi Twilight per esatto. vedere se sono finti o se usano il playback. Invece ci è rimasta male perché Fabio, poi noi, capito, eravamo abituati a fare, noi facciamo anche, veniamo dalla tradizione del piano bar dove suonavamo fino ai 4 di notte, canzoni di tutti i tipi, sgolandoci tutte le vene. Ecco, ti faccio vedere questo di quell'anno. Eravamo, non, se non sbaglio, una discoteca Questa è il Caravel di Mantova. al Caravel di Mantova, bravo, era, che c'aveva, ma, ecco, ci accoglievano con questo tipo di striscioni perché poi pubblicizzavano il Twilight Tour che era fatto di live jockey. In quel caso, a posto dei fratelli Micioni, c'era in console con noi, perché siamo quattro in questa foto, siamo noi tre più il DJ che si chiama Stefano Di Nicola, DJ bravissimo, immenso, di bravura, col quale noi facevamo il tour specifico di Twilight, perché poi la live jockey a sua volta, insieme con Paolo e Pietro e la parte quella più trax, loro pure giravano, perché addirittura avevamo creato due sezioni di gruppi che giravano le cose. E in più noi eravamo la colonna sonora dell'inverno, in particolare della Baia Imperiale. La Baia Imperiale era stata da poco restaurata sotto, con questa architettura sull'antica Roma, che era un posto, diciamo che era la discoteca forse più bella d'Italia, dove era stato investito tanti tanti soldi da un punto di vista di La scenografia. scenografia. C'era tutto il personale in costume, Sì, una sì, cosa sì, veramente sì. faraonica. Noi avevamo fatto già una prima puntata durante l'estate a luglio, e poi ci proposero di fare tutta la stagione invernale, che era poi era praticamente di fine settimana, non ricordo se partiva dal giovedì fino alla domenica, però ecco, noi facciamo tutti i fine settimana, andavamo lì durante l'inverno, e è stata un'esperienza meravigliosa. E in quell'esperienza, Fabio, probabilmente, esatto, poi lì ci siamo molto, abbiamo smaliziato un po' la nostra capacità di portare in pista questo fatto di lui che si metteva nelle cose, si confondeva in mezzo alla gente suonando e cantando. Poi noi stavamo alla postazione e c'avamo sti pezzi che oscillavano, entravano e uscivano dalla versione originale a quella del disco, che a volte faticavi a capirle. Noi facciamo un pezzo, come per esempio Small Town Boy, che era un pezzo anche quello era una hit clamorosa all'epoca. E lo facevamo, devo dire, anche molto bene. C'erano dei pezzi che ci venivano veramente bene, che non erano nostri, però li avevamo un po' fatti nostri, per esempio Relax Sì. di Frankie Goes to Hollywood. È stato un pezzo che lo facevamo anche quello molto bene, perché era perfettamente, erano brani molto nelle nostre corde. Poi, avendo le tonalità giuste e tutto quanto, riuscivamo a farli veramente quasi a copia. Ma al Festival Bar che emozioni avete provato? T'avevo fatto vedere una cosa, no, tipo, non so, non te la posso far vedere, ma c'ho una cosa che non si trova in giro,
che purtroppo alcune cose sono, diciamo, bannate, perché tutte le cose di Mediaset, se tu le pubblichi oggi su YouTube, cose del genere, purtroppo ci sono dei problemi di Sì, diritti. va bene, però ecco, diciamo, a parte i diritti che non si può fare, non si può vedere, non sentire, ma proprio la vostra emozione. Guarda, l'apertura del Festival Bar a Piazza di Siena, Piazza del Campo, Piazza del Campo a Siena. Piazza del Campo a Siena, saranno state veramente, non dico bugie, saremo oltre 30.000 persone, perché era pieno all'inverosimile, Sì. con un palco faraonico, perché all'epoca Canale Sì. 5, che era l'ammiraglia di Mediaset come rete, nel E programma io c'era. non c'ero, pur abitando qui vicino, non c'ero. Non c'eri. Guarda, questa se non sbaglio, questa è una foto di quella scenografia, e praticamente era una roba veramente enorme. Parlavo di quei laser famosi, vedi, quel laser, Sì. diciamo. Sostanzialmente quella è stata una cosa. Emozione, eravamo al massimo proprio della popolarità del pezzo, perché in quel periodo eravamo già a giugno, quindi la stagione dell'uscita del disco mix aveva fatto tutto il suo percorso di ascesa, quindi il pezzo era ballatissimo in centro serata e ascoltatissimo in radio. Chiaramente arrivati a Piazza del Campo, quando è partito l'inciso, e chiaramente la gente lo cantava, perché a quel punto era famoso il brano. E lì è stato il momento di Bellissimo. capire che quel brano aveva fatto quel famoso plus, quel percorso, diciamo, di aggiunta, no? Sì. Che tutti i brani vorrebbero avere, ma non tutti a volte hanno, e dove ci siamo resi conto che la canzone in quel momento aveva raggiunto una sua. Guarda, altre volte l'abbiamo pure scoperto in altre cose, sempre durante l'estate. Io mi ricordo andai a fare una vacanza al villaggio Valturra, non so dove, in Sicilia, arrivavo per posare i bagagli e sentivo nell'anfiteatro la gente faceva ginnastica con My Mind a Sì. tutto volume, cioè, quindi lì capisci che il pezzo a quel punto è arrivato in tutti i punti d'Italia. Che Perché poi, bello, ragazzi, che bello. queste sono state le cose fatte, dove sono emozioni che ti porti dentro, perché poi la tua musica, quando l'hai composta veramente, guarda, un'altra volta mi dispiace, non te l'ho portata, ti potrei portare il provino di My Mind quando l'abbiamo realizzato col quattro piste a cassette. Che però ti assicuro già Non si suona. discosta molto da quello che conosci tu, eh. Era già scritto, il pezzo si capiva che aveva una sua cosa particolare. Spettacolo, che spettacolo. Ma poi cos'è successo? Cioè, ognuno di voi ha preso strade un po' diverse, siete rimasti ancora Guarda, vi dico una insieme? cosa clamorosa Perché che poi so purtroppo. anche, ora non so, ho visto Ether Parisi anche, avete fatto come autore un brano di Ether Parisi. Beh, sì, ma mica solo quello. Noi, allora, No, ora è così, no, diciamo, spulciando un no, attimino in Twilight, rete. esatto, la parola Twilight in sé ha cessato di esistere come serate e come dischi fino a oggi, sostanzialmente nell'87, con la fine, diciamo, della Live Jockey, col tour 96-87, lì si interrompe, diciamo, la produzione. Ma non per nessun motivo particolare, continuiamo a lavorare in studio, diciamo, sempre lo studio, noi avevamo un'attività pienissima invece di composizione e tutto il resto, però infatti tu hai detto bene, quello di Lipido, ma a parte quello, se non sbaglio, 89, mi pare, non mi ricordo. Ether Parisi è una sigla di Canale 5, di Finalmente il venerdì. Sì, 89, ti confermo. Bravo, bravo. Sì, lì facciamo questa sigla, perché c'era sto pezzo che era un candidato sempre delle nostre produzioni, era uno dei provini che giravano in sala da noi, ed era questo brano, Esatto. esatto, che qui poi è diventato con questo testo, perché poi ci siamo messi, frutto della collaborazione con il nostro caro amico, che era poi il suo produttore, diciamo, musicale, che si chiama Danilo Aielli, che si è occupato sempre di lei dal punto di vista delle produzioni televisive, delle cose, oltre a tutto il team che guidava la Ether Parisi. Ascoltò questo pezzo, che all'epoca noi avevamo questa cosa molto, molto bella, già dal provino si capiva, perché c'era questo pezzo che iniziava proprio con la stessa cosa, questo effetto vocale, che è stato subito catturato da chi, perché era molto adatto anche a farci una coreografia. Tant'è che lei ci ha fatto un bellissimo video, molto osé, tra l'altro, forse il video più spinto che fece la Ether Parisi all'epoca,
era molto, molto ai limiti quasi della censura, perché andava in onda. Tu immagini la televisione lo mandava, era la sigla televisiva del programma Finalmente il venerdì, che conduceva Johnny Torelli. E, se non sbaglio, c'era proprio anche lei, la Parisi, come conduzione, nel periodo che è andata a Mediaset. Tu immagina quindi il programma del venerdì sera, in prima serata, la sigla iniziale, che iniziava con tutto questo balletto molto sexy, con lei che stirava su questa camicia, questo set, molto bello, devo dire, anche fatto molto bene, che poi tra l'altro è sempre stata una bellissima donna, la Parisi. E niente, quella è la parte autorale. Ma in realtà, nello stesso periodo, Fabio, se non mi sbaglio, sempre con Danilo abbiamo fatto un'altra cosa di un brano che poi ci ha regalato un disco d'oro in Canada. Ah, sì. Restami. Con Restami, che è un pezzo di Nathalie Simard, che era un'altra celebrità nel mondo francofono, nel mondo della, diciamo, del Canada, in particolare della discografia canadese. In quel periodo era prodotta sempre da Romano Musumarra, nostro amico, fraterno, fratello, chiamiamolo così. Mi hai detto il nome? Nathalie Simard. Ok. Resté Ami. Sì, l'ho trovato. Sì, il pezzo era... Esatto, questo è l'album, O Maxim. Sì. O Maximum, scusami. E all'interno c'è questo brano che si chiama Resté Ami, che era un po' il singolo, penso che andava molto in radio all'epoca lì. Lo trovi? Sì, è la quarta traccia. Esatto, infatti vediamo ecco. noi con Danilo Aielli, edizioni Romano Romus, che sarebbe Romano Musumarra. Allora, insomma, era un'operazione francese nata sostanzialmente a Monteverde, a Roma. Quindi, e quello, per esempio, è un altro passaggio riguardo alle cose. No, poi effettivamente sì, a fine anni 80 sono iniziate l'avventura. Fabio, te lo dice lui quello che ha fatto, ha cominciato a dedicarsi alla musica sempre più dance, sì. Però quella con la dance, con la D maiuscola. raccontami Fabio. No, vabbè, diciamo che c'è stata un po' la volontà di creare un gruppo cover dance. E ho chiamato al telefono Pietro Micioni, dicendo, dico, perché non mettiamo su un gruppo dove rifacciamo tutti quanti, perché era un po' l'avvento, era il periodo del 91, no, un pochino prima, 89-90, dove c'è stato un pochino l'avvento delle cover band un po' in tutta Italia, no? A suonare nei club, e quindi c'è stata questa volontà, piano piano ci siamo messi lì, abbiamo formato questo gruppo che inizialmente si chiamava Cantina Band, adesso invece si chiama Frankie and Cantina Band, perché poi c'è stata una evoluzione. Ma Cantina Band c'entra qualcosa con Guerre Stellari? C'entra qualcosa con Guerre Stellari, no. Perché poi perché diciamo è il solito Paolo Micioni che si è fatto venire in mente proprio perché il genere che noi volevamo riproporre era proprio del periodo anni 70. Allora chiaramente lui ha associato anni 70 Guerre Stellari, e quindi chiaramente Cantina Band è stata un po' l'idea che ce la siamo portata appresso. Questa cosa nel tempo, ovviamente, ci sono stati dei cambiamenti dei membri del gruppo. Io sono quello storico proprio iniziale, sono rimasto io insieme al cantante. Però considera che noi a novembre abbiamo fatto 30 anni di attività, abbiamo fatto un festone, è venuto anche Massimo Sì, a sentirci. poi ti faccio vedere qualcosa, c'ho pure i video. E quindi questo è una cosa che mi porto appresso ormai da quel periodo lì, perché poi ovviamente questa cosa ha generato talmente tanta produzione, talmente tante serate, che è diventato un lavoro, no? Nel senso, è diventata una cosa importante, ecco. Diciamo, è diventata una cosa importante perché abbiamo
siamo stati e andiamo a suonare anche all'estero. Tra l'altro noi ci siamo presi un po' la, come dire, il riconoscimento come gruppo a livello nazionale che fa questo genere anche dai padri del genere. Considera che ne so, quando Kid Creole and the Coconuts vengono in Italia, noi suoniamo con loro, cioè loro chiamano noi, oppure che ne so, i Delegation, per cui si è creato anche una bella combinazione con loro, perché siamo diventati amici, cioè quelli che noi al tempo li sentivamo in discoteca, ce li ritroviamo sul palco e suoniamo insieme. Quindi anche questa, sai, è una bella cosa. Una bella soddisfazione. Una foto che io quella sera sono andato a vederlo perché mi faceva piacere. Questa è la celebrazione di questo 30 anni più uno che è stata fatta. In quel momento c'era proprio Kid Creole sopra al palco con loro e facevano chi è, scusa un attimo. È fantastico. O Rick Bailey o sì. Non so chi c'era e loro chiaramente stavano suonando insieme queste cose perché giustamente... Questo... Quella sera sul palco con noi c'era pure una tua conterranea, c'era Simona Bencini. Simona Bencini? Di Rotta su Cuba. Sì. Che è amica nostra, insomma è venuta anche lei, si è cantata due o tre brani con noi e quindi ecco, c'è stato questa, te la sto stringendo un pochettino perché insomma 30 anni sono abbastanza lunghi da raccontare, e non tralasciando sempre la parte musicale, perché poi anche lì, ma insieme a Massimo tra l'altro, abbiamo avuto a un certo punto diciamo, abbiamo scritto io un brano, lui un altro brano per Giorgia. E poi io ho avuto un'esperienza anche con Mina nel 91 e quindi quello non un'esperienza pure... da compagno, non è che dire esatto. Un'esperienza da compositore. Vabbè, un'esperienza, stiamo parlando di musica. Scusa Massi, scusa no, giustamente da c'era un'esperienza abbiamo capito, malizioso esatto. E quindi diciamo che oltre alla situazione Frankie and Cantina Band c'è stato anche il discorso comunque del fatto della composizione e che comunque è proseguita, è andata avanti. Guarda, ti faccio un'altra cosa proprio per farti dire, ma sì, che avete fatto? In effetti è un'occasione buona per poterlo ricordare anche per noi. Allora, guarda questa qui, una cosa bella che ti ho portato. Questo è The News It, è un disco giornale che sempre il nostro caro Paolo stasera gli fischieranno le orecchie. E inventò una cosa fighissima che fece questo giornale, questo album a forma di giornale musicale che poi si poteva sfogliare perché all'interno c'erano tutti gli articoli che riguardavano gran parte le cose della Cat Record, però tutti articoli ironici, fatto molto per scrivere, per far ridere anche molto, però molto anche la parte redazionale era molto seria, era fatto anche molto bene. Vedi, c'era per esempio l'articolo su Puccioni, su Mike Francis che chiaramente era militava nella rivista nostra, poi Sammy Barbeau, perché chiaramente anche lui era prodotto da Paolo, da Pietro, noi che suonavamo insieme, e ci stavano tante cose e ci sta a dire anche noi che avevamo partecipato in quel periodo al disco del Banco del Mutuo Soccorso. Aspetta che non mi trovo. No, ma dai, sta prima. Non so, aspetta, sta qua. Ecco. Ah, ecco, vedi, questo torna di nuovo con i nostri cari fratelli Paolo e Piero Micioni, con i Trax. E poi, guardate, dico, il disco giornale era fatto veramente bene. Ah, bellissimo. Sta prima? Sì. Eccolo qua, non lo so. E però non mi viene. Ah, ecco. Questo era, per dire, la parte riguardava noi, con Francesco Big Giacomo, di Giacomo, chiaramente del Banco, perché facemmo questo album specifico che era abbiamo partecipato, abbiamo fatto proprio i cori, in realtà abbiamo proprio cantato col Banco in quest'album, nell'album dove c'è E Via, se non sbaglio, E Via si chiamava il pezzo, ok, era proprio quello, e cantammo
perché all'epoca il disco era prodotto dai fratelli Micioni, anche perché anche il Banco, gruppo più grande progressive italiano, con la grande storia italiana, sostanzialmente era rimasto completamente contaminato anche lì. Loro negli anni '80 hanno avuto una grande crisi, si sono voluti piegare al mondo delle batterie elettroniche, come dicevo prima. È tutta una storia che c'ha un grande filo conduttore, perché non è che ti sto dicendo una cosa che se tu la vai ad inanellare una dietro l'altra ti rendi conto che è tutto un discorso che c'ha tutto un inizio, una fine precisa. Perché uguale, arrivano le batterie elettroniche, il Banco del Mutuo Soccorso, che ti sei mai chiesto perché a un certo punto partecipa a Sanremo con Moby Dick, tutta una serie di cose, se non sbaglio era Moby Dick il pezzo. E praticamente il Banco si piega al mondo, perché loro giustamente non facevano soldi, perché la musica era difficile per chi faceva la musica progressiva e cose. Negli anni '80 cambia un po' il mercato, c'erano artisti addirittura che non cantavano proprio in prima persona, diciamoglielo proprio, e che avevano anche una grande popolarità, tante serate, tante successo, tante cose, grandi gruppi di cantina come il Banco, insomma gruppi che hanno sudato sette camicie tutta la vita, erano anche un po' mortificati da questo, diciamo, questo martellare di questa batteria elettronica che aveva un po' spazzato di mezzo tutto il mercato. Diciamo che in una forma un po' intermedia alcuni hanno cercato di riappropriarsi di quello che era giusto. Tant'è che il Banco per tutta una parte, il periodo quello, se vogliamo, un pochino più contaminato verso il mondo delle sonorità un pochino più, tra virgolette, discotecare e cose, tutto sommato hanno avuto anche dei bei momenti di radiofonicità, di pezzi che hanno avuto un'esposizione che non avrebbero mai avuto, perché tu immagini che il Banco veniva, cioè nel 79, se non sbaglio, fece concerto alla Villata di Terra insieme a Orchestra Sinfonica, cioè facevano delle cose meravigliose, sì, che sono di grandissimo pregio, ma naturalmente la gente, se tu le vai a dire adesso, cioè, le dico a mio figlio che è degli anni 2000, non ti dice, ma che ne so, sì, ma stai parlando della preistoria, cioè, certo. Uno sa niente di quello che è successo. Noi siamo diventati ormai portatori sani di una memoria, e ci tengo molto a questo, ti posso dire che è una delle cose che oggi, grazie a te... Ma infatti stavo pensando proprio questa cosa, che in maniera un po' pensata, un po' in maniera naturale, stai facendo, secondo me, tu una cosa fantastica, perché probabilmente lascerai o comunque divulgherai notizie al di là delle persone, no? Conosciute un pochino meno e tutto quanto, ma sono notizie che sono importanti, si spera, per le nuove generazioni, se non altro per capire con quale stato d'animo è stata fatta, e ancora magari, ecco, noi facciamo musica rispetto magari a loro che invece si ritrovano a farla in maniera molto più semplice, senza troppe... Però, esatto, esistono degli schemi di gioco cosiddetti, proprio come si fanno le cose. Oggi è tutto un po', sostanzialmente, sono codificati una serie di modalità, anche nei giovani compositori, nelle nuove generazioni, che non è, se io ti parli di queste cose, rischi di essere capito in due modi. O, diciamo, questi sono i soliti vecchi... Sì, vecchi, sì. Che ti vengono a raccontare le cose, ma in realtà, oppure a volte rimangono affascinati in maniera imbarazzante, perché tu gli stai raccontando delle cose che loro capiscono che sono talmente vere. Ma guarda, rimango affascinato io, cioè, capisci? E come diceva appunto Fabio, e lo ringrazio, è proprio la bellezza di questa idea semplice, che poi è semplice, come se ci si incontrasse a un bar a prendere un caffè e si parla di musica, e dove io ogni volta rimango a bocca aperta, perché mi rendo conto che c'è una qualità incredibile di musica, di testi, di tutto, straordinaria. E che è giusto divulgare, certo, ma nel bene o nel male, io sì, parlo. Ma cioè, mi sta tante bene, volte anche nel male, però. Io mi sta bene che magari possa venire da me un ragazzo di 20 anni e mi dice: ma che mi stai facendo sentire? Che è sta cosa, no? Mi sta bene anche quello, però l'importante è che loro abbiano un riferimento, capito?
Sì, comunque la musica anni 80 o anni 70 è un riferimento anche oggi, perché tutto si collega a quella musica lì, sì, dai. Sì. Cioè, certo. È inutile, sì, sì, girarci dietro, ci si può nascondere dietro a un dito, ma non è vero, cioè, ragazzi. Io lo vedo, insomma, importante. Se io vado a ballare e a fare una festa dell'ultimo dell'anno, se noi mettiamo un brano del 2022 nessuno lo balla, cioè non c'è neanche una scelta, non si sa neanche che cosa mettere. Ma se mettiamo Patrick Hernandez, mettiamo, che ne so, Pilion con Happy Children, vi faccio degli esempi, no? Cioè si riempie completamente la pista. Certo, ma io allora... Tu sicuramente conosci il brano, quello di Dua Lipa, sì, che ha fatto con Elton John. Sì, ecco, sì, sì. Quello è il brano di Dua Lipa. Se tu a un ragazzo gli dici che quello è un brano che in realtà è un mashup, diciamo una composizione, ma lì in realtà c'è un brano di Elton John scritto 25 anni fa, sì, sì, capito? Vaglielo a spiegare. Vaglielo a spiegare. Capito? Per loro è il brano di Dua Lipa. Per cui... Comunque c'è molta ignoranza musicale. Certo, certo. Bravo. Assolutamente sì. Forse c'è da fare una famosa frazione col denominatore sotto, che dove c'è scritta questa frase qua. Esatto. Oggi questo non è più un patrimonio della generazione attuale, perché la musica ha cambiato il suo la cifra musicale non è più l'argomento diciamo sociale di valore e di spessore che ha caratterizzato le nostre epoche. Negli anni 70 la musica era l'arma con la quale si andava in piazza al suon di, non so, dei Led Zeppelin per poter magari, certo, fare delle conquiste sociali. La musica era il rito che accomunava le persone. Noi passavamo i pomeriggi, abbiamo comprato all'epoca, non so, arrivava l'album dei Pink Floyd, tu facevi il pomeriggio in casa, lo bruciavamo in un giorno. Io mi ricordo anche cose più recenti, perché ti dico pure cose tipo, non so, il disco di Gino Vannelli, che è stato un mostro sacro della musica, della produzione americana, e che è una cosa che oggi, quando vedo addirittura alcuni modi in cui viene un po' inserito la programmazione o il ruolo di Gino Vannelli, ma è stata una delle produzioni più belle in assoluto. Con l'album. Noi, quando io mi ricordo comprai l'album The Gist of Gimini, che appena arrivai a casa, ci riunimmo subito a casa per sentirlo, perché poi tra l'altro c'erano, oppure Piover in Paradise, l'altro album dove c'era tutto l'altro, il lato B, che era una suite fatta con l'orchestra, meravigliosa. Ecco, esatto, ecco, guarda, te lo fa vedere lui. Eccolo. Questo è Gino Vannelli insieme a Fabio. Al quale locale era? Al The Place, qui a Roma. È venuto, lo sono andato a sentire, però poi abbiamo passato la serata insieme sotto, abbiamo mangiato una cosa insieme. È durata un paio d'ore, ma stare con questa gente anche un paio d'ore, tu capti la storia. Sì, sì. Capti la storia. Me lo immagino. Me lo immagino. Sì, sicuro Gino Vannelli è uno veramente immenso. E quindi, per dire, mi sono pure perso, non so che stavamo dicendo, che sostanzialmente il denominatore comune d'oggi è che in pratica tutto questo è molto difficile, perché purtroppo è assente la cosa che si chiama cantina, la sala, la gavetta, questo trittico. Questo qua, non avendolo più di tanto, anche perché oggi le scorciatoie sono talmente veloci. Cioè, si sono trovate delle stradine piccole così corte a volte, che ti permettono di arrivare dall'oggi al domani o al successo enorme o all'insuccesso schiacciante, per cui molli subito. Vabbè, vedi Talent. Certo. Bravo. Per cui i famosi piano B, certo, che diventano piani A quando non funziona, oppure i piani A che rimangono piani A ma diventano piani A tutti i livelli. Io per esempio ripeto, adesso tutta questa grande polemica positiva, negativa, perché c'è chi li adora e chi li contrasta, dei Maneskin, per esempio, io non la trovo per niente, è una polemica di che, ma una volta tanto che nella vita, esatto, siamo consacrati in Italia da un gruppo, sì, insomma, che porta quantomeno una bandiera e ci fa e sta bruciando tutte le tappe, poi che le bruciano nel modo con cui si bruciano oggi le cose. Infatti il grande rischio e che si rimanga anche scottati da tutto questo. Ora gli auguriamo la massima longevità. Certo. Immagini che oggi un gruppo come gli U2,
due giorni fa, ho visto la presentazione del nuovo, addirittura il nuovo progetto. No, cioè, quindi, non so, dopo 40 anni ancora stiamo a fare gli album del nuovo progetto. Cioè, sostanzialmente sono band e realtà. Io auguro a Maneskin assolutamente di essere così Sì, vivi e ma vegeti per altri 40 anni anche loro, perché hanno tutte le caratteristiche per averlo, perché poi ho visto, sono proprio in gamba, io ho sono un paio di amici miei che lavorano con loro, e hanno fatto dei concerti, e gli ho chiesto proprio, no, delle, ho fatto delle domande, mi hanno detto che sono bravi, credibili, cioè tutte cose, i famosi cinque requisiti che uno può trovare, no, in una situazione dove ce l'hai tutte e cinque, e sono quelle che poi determinano il successo. Perché se su cinque requisiti te ne mancano tre, vai bene, come diceva Massimo, la strada è breve, poi a un certo punto passi al piano inferiore. Loro devo dire che sono credibili, sono bravi, sono giovani. Lui, il cantante, parla benissimo l'inglese, e questo è importante, se no all'estero non ci vai. Io sto lavorando con Rick Bailey dei Delegation, e io gliel'ho chiesta questa cosa a lui, diciamo, lo straniero che canta in inglese all'estero, e dagli inglesi e dagli americani, diciamo, vengono un po', no, messi da parte, perché effettivamente, diciamo che ne mastichiamo poco. Certo. Mentre invece il cantante dei Maneskin, che ha vissuto forse più in Inghilterra che qui in Italia, capito? Parla bene in inglese, quindi quando canta è credibile. Per cui vai in America e stai sul palco con i Rolling Stones. Sì, infatti. Ma è assolutamente vero tutto questo, però c'è da dire una cosa, tutto il lavoro che abbiamo fatto tutti, perché parliamoci chiaro. Noi negli anni 80 andavamo in TV a fare le televisioni, mi ricordo ancora, addirittura c'è, forse si trova su un'intervista di Domenica Inn, dove Baudo ci chiede: ma voi che state facendo adesso con questo album? Mentre presentavano sempre My Mind. Guarda, eravamo anche noi stupiti del fatto che la nostra musica per la prima volta nel mondo veniva grazie al fenomeno dance, perché quello è stato il vero chiave di entrata. Potevamo varcare la soglia delle Alpi, cosa che nessuno aveva mai fatto. E quindi grazie a questa musica, al ritmo che ci permetteva di entrare in discoteca, le cose, e al fatto che gli italiani finalmente tentavano di cantare un inglese, anche se con qualche piccola, magari, defiance Sì, a tante volte un po' maccheronico. volte, non maccheronici, no, mai sono stati, noi ci abbiamo addirittura. No, Ma no, non voi, però. no, 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 ma ti dico che comunque erano fatte tutte quelle, a volte sì, a volte sono un po' degli inglesi un po' discutibili. Però ti assicuro che in sala chi faceva produzioni, sempre parlo del mondo serio, Sì, erano sì, fatti sì. da gente. Noi addirittura c'era all'epoca il fratello di Lori, Kit Forsey, che era il produttore di Billy Idol, il fratello che stava in Italia, che seguiva il linguaggio nostro, nei nostri, in particolare seguiva Fabio su tutte le strofe, nella pronuncia che fosse il più corretta possibile. Poi ci mancherebbe, ci volevano poi anni per maturare questa cosa, però tanto per dire che noi all'epoca abbiamo fatto tutti un po' da apripista, cioè gente come Gazebo, che ha venduto nel mondo con Alike Chopin tantissimi dischi veri, sul serio, quelli veri, non quelli finti dichiarati a cavolo. Lui, come appunto Gazebo, devo dire, ha avuto moltissime cose, ma questo perché solo lo potevi fare, perché c'era composizione, musica, ritmo e qualcosa che equivaleva alla parola fenomeno dance, che ha permesso di andare in giro per il mondo. Sì, è vero, è Dopodiché, vero. oggi, siccome tutti gli artisti nascono già in un'epoca dove sono già cittadini del mondo, cioè mio figlio oggi nasce, è un millennial, quindi è uno che non ha problemi di dire: ma io sono italiano, anzi sono orgogliosamente italiano, non è che mi devo vergognare nel mondo con che tipo di professione va. Quindi oggi si trovano le porte spalancate di un'attività dove c'è stato tutto un lavoro sporco che abbiamo fatto tutti negli anni prima per arrivare a questo. Faccio una cosa, non la voglio dire, neanche un'eresia, ma se tu immagini che all'epoca avevamo delle vere e proprie star, cioè Renato Zero, che è stato sempre immenso come artista in Italia, ma sicuramente, con tutto il rispetto, non credo che arrivasse a vendere neanche i dischi all'Osanna, cioè passate le Alpi, non credo che arrivasse a più di tanto. Cominciavano i primi esperimenti con Branduardi, che aveva un carattere di progetto, la Nannini, che fece un ottimo percorso in Più Germania. Ci sono Germania, stati dei Mazzotti percorsi. dopo.
Io dopo, però già siamo dovuti arrivare anni dopo, che erano partiti un pochino prima da alcuni, ecco, Brando Eddy, mi ricordo che fece delle cose molto egregie in giro nel mondo, in particolare in Europa, ma io mi ricorderò per esempio in un tour che feci negli anni 90, un altro progetto, e che dopo, tanto per rispondere, ma mi sa che qui stasera dobbiamo fare Sì, il tempo la sta numero 2. terminando. No, la puntata numero 2, perché probabilmente adesso le cose, le chicche, le cose belle partiranno da tutto questo racconto che è dal dopo Twilight and poi, che invece ti assicuro riserva delle cose, perché cominciamo a parlare di tutto l'esperimento di produzione musicale del dopo, e che c'è tanta roba, e quindi magari la finiamo qua, magari ne facciamo un'altra, dai. Ma sì, ma è chiaro. Se avete, diciamo, delle chicche da raccontarmi in 5 minuti. 5 minuti è il punto di finire, dico solo che, per esempio, una cosa che avete fatto dopo, abbiamo continuato a stare in sala, mentre stavamo in sala arrivava la telefonata di Mina Mazzini, che chiedeva il pezzo di Fabio, dove magari gli avevo messo le tastiere, lui aveva prenotato il provino, gli aveva mandato il provino, lei l'aveva, gli era piaciuto, e gli aveva telefonato direttamente in diretta dietro nostra incredula, diciamo, Cioè, situazione. ma che spettacolo, ragazzi. Assolutamente, in un periodo dove ti confesso una cosa che pochi sanno, ma i Twilight a un certo punto per molti anni sono diventati la seconda band di un gruppo che si chiamava La Bottega dell'Arte, che era un gruppo italiano che abbiamo rimesso in vita noi insieme agli originali membri, che diciamo che era appunto Massimo Sì. Calabrese, Alberto Battoli. Abbiamo fatto una versione di Bottega dell'Arte che ci piaceva molte cose, e abbiamo fatto una marea di anni di tournée in Italia, forse perché eravamo proprio assetati di questo fatto di avere tanti successi nel campo, diciamo, della musica dance, ma che non ci davano la sforza di avere tante serate e tanti concerti in casa. Mentre invece in un gruppo come la Bottega dell'Arte, noi nell'88, 87, appena abbiamo iniziato a fare 40-50 concerti solo per il fatto che era rinata nel mondo delle serate. Perché in Italia c'è una tradizione che pochi ti dicono, che c'è una tradizione dei complessi italiani di quegli anni, sono molto amati, e ci avevano una tradizione prima, fino agli anni 90, perché tu devi sapere che il mondo delle serate cambia nei mondiali del 90. Fino ai mondiali del 90, i cantanti italiani d'estate potevano fare estate, la stagione molto lunga, partiva da aprile, almeno addirittura, a volte abbiamo fatto gli ultimi concerti all'aperto, erano addirittura il 6 novembre, mi ricordo, abbiamo fatto qualcosa nel sud Italia. C'era una tradizione di serate, di feste di piazza, di piccoli arene, di concerti particolari, di eventi, manifestazioni. Noi abbiamo fatto una marea di serate perché la Bottega dell'Arte aveva una grandissima popolarità dovuta agli anni 70, fine 70, con quei 4-5 successi che avevano fatto 2-3 milioni di copie e che erano ancora le hit che la gente voleva ascoltare. Quindi quella lì è stata una parentesi bellissima. Quella poi ha generato tante cose, ha generato il fatto che abbiamo dato dei pezzi per la nascita di Giorgia come cantante. Perché il gruppo di lavoro che nasceva, fatto da Massimo Calabrese e Marco Rinalduzzi, che hanno preso in mano la produzione di Giorgia nascente, ha fatto sì che loro a quel punto hanno messo le migliori forze per scrivere canzoni, e tutti gli amici intorno, perché eravamo tutto un gruppo, i romani del gruppo romano, erano zoccolo duro di persone che all'epoca erano molto poi fresche di musica, di voglia di fare canzoni belle tutte nel cassetto. Abbiamo tirato fuori tutte le nostre migliori, abbiamo tirato, per dire, quest'album, che poi l'album è poi, che non a caso ci ha regalato un doppio disco di platino, perché poi non ci dimentichiamo che poi è l'album tanto discutibile da certi momenti, gente diceva tutti no, ma i pezzi andrebbero fatti. In realtà invece è stato uno degli album ancora oggi più bello, perché secondo me era la musica fatta da tutti quelli che volevano fare la canzone. Io ho scritto questo brano che si chiamava Silenzioso d'amore, che ho dato proprio un pezzo meraviglioso, che io reputavo, perché lo tenevo per la mia potenziale produzione di cose, l'ho donato a Giorgia, in particolare l'ho dato a Marco Rinalduzzi e a Massimo. Ho detto: Massimo, facciamo questa cosa perché quel pezzo è bello. Giorgia ci ha scritto il testo, e la stessa cosa ha fatto Fabio. Fabio ha scritto Uomo Nero, Sì. un altro pezzo sempre di quell'album. A quel punto abbiamo creato una sinergia tale di cose, ma ti do una chicca e poi non ti dico più nient'altro. Ma Giorgia, pochi sanno, il suo primo disco vero nella vita l'ha inciso con me, col mio duo Maximus et Felix, in disco in olofonia tridimensionale, dove lei le ho chiesto di cantare
tutta una serie di suoni e di canti con questa voce melodiosa, con i canti filati senza testo, musica strumentale, in olofonia tridimensionale, con l'inventore dell'olofonia che aveva già fatto Michael Jackson, Pink Floyd e Stevie Wonder. E basta? Mi sa che andiamo a cena e poi ne parliamo agli astiani. Questo perché appunto 30 anni di storia Non si racconta in poco dobbiamo tempo. fare una seconda puntata, eh. Dai, che poi se ti dico che quando è tutto il lato, che tutto quello che facciamo ancora oggi noi con Paolo e Pietro Micioni, che abbiamo delle grandissime soddisfazioni, abbiamo un grande catalogo. Dobbiamo fare una puntata con i Possiamo Micioni anche fare insieme a insieme, voi, però. eh. Sì, come no? Dai, possiamo farla insieme, senz'altro. Poi Fa magari bisboccia, 2 ore di bisboccia musicale paurosa. ma sì, dai, perché sono anni belli, perché guarda, fino al poi il 2000, per me, ma pure Fabio, beh, Fabio, se pensi che ha fatto 30 anni, ha continuato a stare in pedana e in serata, perché io poi devo dire, le serate me ne sono proprio centellinate, perché io ho fatto poche cose solo legate al mondo della musica strumentale e molto più lato editoriale. Lui è rimasto proprio anche nei locali, perché poi in pratica la Cantina Band si è specializzata talmente tanto in quel settore, che la notte l'ha evoluta, l'ha vissuta tutta fino a questi anni. Dai Massimo, Fabio, dai, dobbiamo Alla salutarci. prossima. Ti dico solo che io l'ultima, ecco, una cosa bella che ho fatto, 1999, la prima notte dei musei a Roma, voluta da Walter Veltroni, non si era mai fatta. Ho fatto un concerto insieme a Radio Dimensione Suono col mio nome di Maximus, perché io ho sempre avuto questa carriera poi nella musica strumentale, musica elettronica, diciamo neoclassica, New Age, particolare ambient elettronico. Faccio questa prima notte dei musei, tra l'altro c'è un bellissimo video, in parte ho pubblicato una prima parte, di fronte alla Galleria d'Arte Moderna a Roma, c'erano state tipo 10-12 mila persone in strada, perché era la prima notte che si aprivano i musei e si faceva fare la nottata con tutti i musei aperti a Roma. Non era mai successo, 1999. Ho avuto il piacere di fare questo concerto sulla scalinata di fronte alla Galleria d'Arte Moderna con un mio concerto da solo, con le mie tastiere, accompagnato solo dalla batteria di Franco Libariati, che era poi il mio ex allievo, tutta una serie di cose. E abbiamo fatto questo concerto inaugurale, tanto per dire che è stato un evento meraviglioso. Lo troverai su YouTube, sul mio canale. Bellissimo, E bellissimo. quella è una cosa bellissima, perché lì c'era poi traccia musicale di tutto il percorso che poi Twilight ha messo un timbro su tutte le nostre vicende che nessuno ha mai più, è proprio indelebile. Per cui, sai, tutte le contaminazioni dentro, io nella produzione poi Maximus di quel periodo lì, stava dentro tutto. Ma ne parleremo, dai, alla prossima. Bello, bello veramente. Io vi ringrazio Massimo, Fabio, Grazie per la vostra a te. disponibilità. Ma figurati. Avete realizzato una puntata di I Love It Lo Disco straordinaria, con storie, aneddoti, musica, fantastico. Sono veramente contento di avervi conosciuto. Grazie, è stato Dai, un piacere. Massimo, salutiamo. tu devi fare una cosa a questo punto. Questa puntata sai che sarà l'inizio della nuova serie, del format nuovo, che sarà quello che devi creare da adesso in poi, perché questa cosa dell'80 a un certo punto sarà troppo stretta e devi espandere Esatto. verso l'infinito del millennio dopo e Ci vai vuole avanti. un po' di tempo, eh. Io, ma tanto basta che ti riaccordi con tutto quello che poi, basta lavorare con persone che poi oggi hanno una vita attuale e che hanno magari una storia di quel tipo, perché io ho visto sul tuo canale hai tanta gente che io poi abbiamo conosciuto proprio insieme all'epoca con gli studi con i Micioni, che poi vengono da quel passato. Ho visto, se non sbaglio, Davide Romani pure, cioè, capito? Malavasi, cioè, tutta una serie di persone che poi mi ricordo hanno comunque poi varcato le soglie. Davide Romani, sì, è stato uno tra i primi, diciamo, tra le prime chiacchierate, tra le prime, insomma, i primi mesi. Sì, no, quello per esempio mi ricordo che io, The esatto, nel periodo di Davide change. Romani, che all'epoca veniva al Gimmick Studio a Roma, che era lo studio di Paolo e Pietro in particolare, poi dopo è diventato il nostro studio, il studio di Twilight Music, quando siamo diventati etichetta, insieme all'altro studio Village, che è stato Oh, distrutto. Massimo, Fabio, voi dovete scrivere un libro perché Questa potrebbe essere altrimenti qui, l'idea. Sarebbe cioè, tutto, ci dai. sono più nozioni, più idee, più aneddoti che non finiscono più. Dai, Lo alla so, lo prossima! so.
alla prossima. Dai, salutiamo i nostri ascoltatori, Massimo, Fabio. Un saluto a tutti gli ascoltatori, grazie di tutto, grazie a te. E speriamo di sentirci e rivederci e andare il prima possibile. L'album di Twilight Star, che è stato un bell'album, dai. Esatto. Sì. Ciao, emozionante. E vive il vinile. Grazie. Io, amici, vi aspetto tutti alla prossima puntata. Un grosso abbraccio da Massimo e da Massimo e da Fabio. Alla prossima e viva la musica! Viva la musica! Quella con la M maiuscola, ciao! Bravissimo, con la M maiuscola. Ciao a tutti, ciao. Ciao. Cosa ci vado ad ascoltare? Voi siete autori dei pezzi che cantate, che suonate? Sì. Che ci vado ad ascoltare? Il brano si intitola My Mind. Cioè, La mia mente. La mia mente. Twilight, Crepuscolo! Thank you.
Oh,
funny, say go slowly. When you just wanna fly, go romancing. No need to ever die, to tell you what's made for you. Oh, for you. To find, now that it's here, can't you feel it? Get it now, don't let it pass you by. Oh yeah, you gotta give your love, yeah, forevermore. We're gonna live for Lord delight. Baby, your love can take me high. Mm, yeah. Now you and I,
will touch the sky. Thank you.
only through and all whatever will surround you. Try to get the best of it before it's too late. A part of your emotion is what we are, we feel. The most beautiful sensation follows through. We're crying out together, just knowing how it feels. We'll never look away. We go.
Made in Italy alla grande, dunque è un team di produzione a cui sono particolarmente affezionato perché producono veramente molto bene. Sto parlando di Paul e Peter Miccioni, che hanno prodotto Amy Stewart, Mike Francis, giusto per fare qualche bel nome importante. Quindi hanno sempre delle grosse sorprese come produzioni, compresa la proposta qui del Festival Bar. Beh, l'anno scorso erano presenti questo gruppo con My Mind, tu te lo ricordi, vedo dalla faccia, te lo ricordi, lo so. Bene, quest'anno hanno una nuova proposta, è un titolo semplicissimo, quindi lo ricorderete, il titolo è Star Twilight.